ma quello che invece è più intenso nel lavoro di Cristo è quello che sta a metà, sospeso, cioè sospeso mentre riconoscere e non riconoscere, che non dico sia giusto, vuol dire sia più giusto, perché non c'è visione giusta per l'immagine, non c'è visione giusta neanche delle immagini, che direbbe Godard, giuste, immagini giuste che però sono giuste nel senso che sono solo un'immagine, non un'immagine giusta, giusto un'immagine. Ecco, un'immagine non è mai solo immagine, un'immagine non è mai giusta, perché se fosse giusta, in un certo senso non la vedremmo, sarebbe come l'immagine assoluta del capolavoro sconosciuto di Godard che si dissolve, no? Che non è, che è un tentativo ipercubista o iperpuntinista che alla fine è tutte le immagini e quindi è giustamente, dobbiamo usare del termine, è giustamente non visibile. Non saprei usare, definire un termine questa cosa che ho detto adesso, e se sapessi che non è improvvisata la chiamerei un'improvvisazione lirica di estrema adesione a se stessa, non alle immagini che vediamo. E le immagini sono tutte estratte, le suggestioni sono sia tematiche sia come nel montaggio, no? Si riconoscono diversi, non tipi di montaggio, diverse motivazioni. Si riconoscono, vuol dire che anche lì posso riconoscere una, due, tre, e probabilmente quella di chi ha fatto questa cosa sarà ancora diversa, ma sicuramente, così come il montaggio è quello che sembra dare la forma definitiva, non c'è forma che sia definitiva nel montaggio. Tanto è vero che non c'è film, come dire, bello, intenso, riuscito, direi soprattutto intenso, che non sia bello in qualunque montaggio, anche spezzettato, anche invertito, anche con la parte della narrazione magari che deperisce, che diventa meno interessante, che viene un po' scorticata, oppure viene diminuita la parte di un attore, oppure c'è una durata meno adesiva, meno esaustiva, o al contrario sembra durare troppo qualcosa. Tutte queste considerazioni, vuol dire, ritmiche, comunque di efficacia artistico-spettacolare legate al montaggio, cadono rispetto a un'intensità. Naturalmente questo non è il proprio del cinema. L'intensità cinema è un'intensità solo filmica legata al doppio perdersi, da una parte, ripeto, è la malinconia del già registrato, sempre, quindi in qualche modo passato e morto, e dall'altro c'è questo ulteriore perderlo nella televisione, no? Questo perdere il fotogramma, questo immediato non ricordare, perché avremo troppo da ricordare. Anche qui, anche in un'operazione che può sembrare minimale, semplice, che prende il suo tempo, che ci accoglie, o forse proprio per questo, perché non c'è sfida di montaggio frenetico, no? Che magari per competizione non si ricorda, magari lo riconosce, ma si ricorda per un po' molto bene quello che è accaduto anche dal punto di vista del montaggio, la trama del montaggio. Invece qua ci sono anche solo due o tre immagini semplici, magari c'è del bianco, del corpo. Però se uno ti chiede cosa è successo adesso o cosa c'era, magari l'hai subito dimenticato, o dimentichi l'immagine prima. È quello che accade sempre al cinema, a me non è mai successo nell'incertezza mia su qualcosa, quegli assopimenti tra salimento e... Scusami.
9 su 10 a chiunque tu lo chieda, credo che abbia detto, c'è sempre questa incertezza, che mi sembra essere lo stato normale in realtà della visione cinema, che è lo stato ipnotico e che però vede più cose, quello oscillare continuo tra distrazione e attenzione di cui parlava già il grande Benjamin, no? Il cinema è un mezzo tipico di quello della modernità dissolta e dissoluta, nel senso che si è un'ulteriore attenzione, non so, della protesi, dell'attenzione, della, una sorta di iperzoomata o iperinquadratura del mondo, e che nello stesso tempo però un perdersi in un'immediata nostalgia. Allora, questa, la cosa che vediamo adesso, secondo me, è molto vicina, al di là di ogni omaggio autoriale ai nomi che ho fatto prima, e che sarebbe più giusto che venisse spiegato, non spiegato come visibilità, ma solo come motivazione personale dell'artista, che qui, ma che credo che non lo voglia fare, io quello che ho detto abbastanza rapidamente e indegnamente è invece solo quello che mi è capitato di rifare, e sono soprattutto grato a una situazione, una cosa come questa, di toccare quella che Bachelard chiamava l'intensità, giustamente. L'intensità che a un certo punto ci fa sospendere la questione della complessità. Non c'è nulla di così radicalmente, cioè semplicemente complesso come l'immagine. Semplicemente perché l'immagine è lì, crediamo di riconoscerla, in particolare le immagini registrate, noi vediamo le immagini registrate, no? E tra l'altro sono le registrazioni, io l'ho vista in una qualità di immagine che i supporti iniziali, che forse è più deboli, tipo meno definiti, più grotteschi, mi diceva l'autore, che ora sono stati sostituiti da copie migliori, ma per migliori che siano, si notano di più allora gli scarti tra l'una e l'altra, e si entra di più in una sorta di definizione, in ogni caso inevitabilmente bassa nel momento in cui si opera, si alterano le ritmicità interne, non parlo solo di ritmo musicale, ripeto, di più veloce o più